Il Lanciano cade sonoramente sotto i colpi di un Frosinone ben organizzato che sa approfittare alla perfezione di quanto concesso dai frentani. Cinquina senza storia con i ciociari che blindano la contesa in meno di un tempo. Come detto, non c'è storia al Guido Biondi. I 5 gol della squadra di Roberto Stellone sintetizzano alla perfezione l'andamento della gara a senso unico a favore degli ospiti. Non cambia il modulo d'Aversa, le pedine, però sì, il 4-3-3 anti-Frosinone vede diverse novità in campo. Ecco Cerri dal primo minuto al centro dell'attacco, supportato da Turchi e da Gatto. Novità anche a metà campo, c'è Pinato al posto di Di Cecco, mentre in difesa la novità è lo schieramento dal primo minuto di Andrea Conti. I primi 45 minuti sono da incubo per il Lanciano, che in una ventina di minuti è costretto addirittura a capitolare per 3 volte sotto i colpi, soprattutto di testa, di Masucci e di Curiale per 2 volte. L'approccio alla gara è comunque incoraggiante per i frentani, ma dopo nemmeno una decina di minuti D'Aversa è costretto a sprecare già il primo cambio, out Ferrario, dentro Amenta. Il Frosinone però ne approfitta e passa al minuto 16, angolo per la testa di Masucci che non lascia scampo a Nicolas. 1-2 devastante per i gialloblu al 22esimo, il raddoppio lo sigilla Curiale. Amenta perde palla, lo dribbla Dionisi che fa compiere prima un mezzo miracolo a Nicolas, ma sulla respinta a mano aperta si fionda Curiale che raddoppia. 1-2-3 altrettanto fulmineo. Il tris lo confeziona alla perfezione Gessa, che fa tutto quello che vuole sulla sua corsia di competenza, ma Marella non lo ostacola e l'ex Pescara mette al centro dell'area un pallone comodo che deve essere solo spinto in rete da Curiale. 0-3. Nella ripresa il Lanciano non ha proprio nulla da perdere e deve provare il tutto per tutto. Al decimo le speranze riaffiorano. Un colpo di testa di Alberto Cerri su corner del solito Mammarella riaccende le speranze, ma il Frosinone ritorna a fare il Frosinone e Dionisi decide di chiudere definitivamente e clamorosamente la contesa. 5-1 finale a favore della squadra di Roberto Stellone. Il Lanciano adesso dovrà vedersela martedì sera in una gara delicatissima contro il Brescia in Lombardia. Quindi lunedì prossimo, nel posticipo di Serie B, affronterà di nuovo al Biondi il Bari. Il 5-1 di oggi a favore degli ospiti è un brutto colpo per i frentani, che non perdevano così sonoramente in casa dal dicembre 2009, quando sulla panchina frentana sedeva Dino Pagliari. In quella circostanza il Lanciano perse per 1-5 contro la Reggiana. Altri tempi, altri campionati, altra storia, stesso però risultato finale negativo.